Salve gamers, io sono Marichelle e oggi siamo tornati in Resident Evil 2. Ripartiamo con Claire, che eravamo in un punticino tutto, che era tutto un dire, ragazzi, era tutto un dire. Ed eccoci qua. Allora, siamo con questa bimba che è saltata fuori come i funghi e dobbiamo andare avanti. E spero che come i funghi non saltino fuori anche gli zombie, cosa invece molto molto probabile, anche perché c'è salvataggio automatico qui. Non è mai cosa buona. Scena animata. Vieni. Forza. Ok, io prevedo zombie, tanti zombie. Aspettate che, bimba, tu aspetta, eh. Che controllo qui, che voglio vedere se ci sono cose interessanti. Ecco. Ok, è tutto chiuso. Diciamo, ecco qua. È chiusa, sì, però forse qui c'è qualcosa. Inserire, oh, la carta. Noi avevamo una card, ma l'abbiamo usata solo una volta. Merda, ci serve una tessera. Aiutami. Sicura, si esca di qua. Mamma mi ha portata qui l'altra volta. Sherry? Ti ho cercato ovunque, Sherry. Sei una bimba coraggiosa per andartene in giro da sola di notte. A terra, mani dietro la testa. Ma stai scherzando? Ho detto a terra. Ora. Sherry, legale i polsi. Perché fa questo? Zitta. Legala. Va bene. O la leghi subito o lei muore. Che vuole fare? Per prima cosa proteggo la bimba. Sherry, vieni. Che intenzioni ha? Non sono cazzi tuoi. Se le fai del male, giuro, mio fratello è uno starset. Sherry, vieni qui. Come ti chiami? Come cazzo ti chiami? Claire! Sherry? O vieni qui ora, o dici addio a Claire. Ok, va bene. Ma solo se mi porta dalla mamma. Assolutamente. Non ascoltarlo. Dice cazzate. Lo prego, basta farle male. Non provare a darmi degli ordini. Basta! Mi lasci andare! Mi lasci andare! Sei proprio una bambina maleducata, ma rimedieremo. Oh sì, vedrai. Mi lasci andare! Mi lasci andare! Mannaggia! Non ci voleva. Però abbiamo qualcosa di nuovo. Resisti, Sherry. Ottimo! Ottieni la testa del parcheggio. Ah! Poi penserò a quello stronzo. Ok, allora aspettate. Lui è venuto da qui. L'abbiamo già controllato. Adesso qui però noto che... Oddio, sento i rumori. È aperto anche questo? Sì, è aperto anche questo. E non è per niente inquietante. Salve. Salve. Chiunque ci sia, sono sicura che ci siete. Sono sicura. Ah, qui c'è qualcosa da leggere. Nota smaltimento attrezzatura. Chiave del della volante. Ok, diciamo che è una chiave piegata e inutilizzabile, però si possono aprire le porte di portiere e bagagliaio. Ok. Scatola. Adesso la esaminiamo, secondo me. Aspettate un attimo. Esamina. Si può aprire?
Ecco, sì. Sicuramente. Esatto, la chiave. Questo ci interessa. Molto consumata. Vabbè, può sempre tornare utile comunque. Molto, molto bene. C'è qualcosa qui? Ok, niente di che. Cose per bambini. Qui cosa c'è? C'era una chiave con questa forma. Aspettate, aspettate. Devo controllare tutto. Come al solito vi taglio, però intanto controllo tutto. Ok. Secondo me questo si alza. Ti alzi? Quest'altro si alza. Si alzano tutti. Come sempre. Non proprio come sempre, però quasi. Quasi. Allora, questo lo metterei, sì, qui. Visto che abbiamo degli slot. Oh mamma mia. Se mi avvicino. Voglio ispezionarli. Ma anche no. Ah, ok. È questo che fa rumore. Mi sono presa un colpo. Ok. Non mi sembra che ci sia nient'altro. A parte l'inquietudine. Ok. Andiamo di qui. Torniamo indietro. Non indugiamo. Aspettate l'ultima cosa. Forse. No? No, forse no. Ho sbagliato. Andiamo. Ok, e adesso torniamo in corridoio. Ragazzi, diciamo che è un gioco in cui esplorare è necessario. Questa è chiusa per forza, perché ha il simbolino rosso. E qua invece si può entrare da qualche parte. No, qui sembra che non si possa entrare, anche se non so se si può spostare qualcosa. Per adesso no. Scommetto che dovremmo tornarci qui. Scommetto di sì. Ho visto un movimento. Ho visto un movimento, aspettate. Ok, da qui siamo entrati. Oh, lo sapevo, lo sapevo. Ma era uno zombie o qualcosa di diverso? Aspettate. Oh mamma mia, devo entrare lì dentro. Aspettate che prendo questa pianta blu. Allora, si combinava, combina con queste piante per darci forza. E io, che ho molto coraggio, adesso entrerò qui. Ok, è un gioco, è un gioco. Oh mannaggia. Aspettate che voglio ammazzarlo questo. Aspettate. Magari con... Tranchete. Oppalala. Sei morto? Sì, forse è abbastanza. Ce ne sono altri? Ho sentito rumore. Non vorrei aver fatto troppo casino. Ho come una brutta sensazione. Però voglio esplorare, quindi dovevo ammazzarlo in qualche modo. Allora, magari potevo fare pianino pianino, ma chi si fida? Allora, polvere da sparo, bianca. No, non voglio combinarla con questo, però. Secondo me, ragazzi, ho fatto su un caos. Che la metà è abbastanza. Ce n'è più di uno. Ce n'è più di uno. Oh. Era forse meglio muoversi piano piano piano. Ma proprio piano piano piano. Comunque ragazzi, volevo dirvi, nel caso se vi sembra che non sto esplorando tutto così, in realtà più che altro taglio, quindi magari voi molte parti non le vedete, ma io in realtà ci vado in molti posti, ecco. Ok, c'è questo qui, io ci voglio passare di qui. Che facciamo? Lo ammazziamo? Spreco pallottole. Ma sì, dai. Ci può stare. Sei morto? Magari basta una. Basta una? Non basta una. No! Non bastava una. Non bastava una, ok. Oddio, ho finito. No, no, sono pirla. No, 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 no. Muori male, muori male, muori male. Aspettate che devo curarmi. Usa.
Sei morto? Sei morto? Sì, è morto. Oh. Speriamo che ne valga la pena. Perché ho sprecato piantine e balle varie. E quindi speriamo decisamente che ne valga la pena. Magari no. Ah, sì, siamo dall'altra parte. La cosa mi garba. Cioè, fino a un certo punto mi garba, però insomma. Io direi di fare una cosa. Combino questo con questo, così ho creato delle munizioni per il fucilozzo. Eccolo qua. E qui c'è qualcosa. Ok, è morto un cleptomane praticamente. Magari troveremo uno zombie ladro. Allora, tieni premuto. Aspettate. No, nulla. Perché la vedo malino questa cosa? Non mi piace molto. Invece sì. La piantina ci piace. Ci piace parecchio la piantina. Ok, anche se questa non è curativa, va abbinata. E no, fammelo. Fammi tirare. Eccolo qua. Tieni premuto. Schifo. Schifo, 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 schifo. Ok, non spinge più di così. Secondo me troveremo una sorpresina da qualche parte. No, più di così non va. Ok. Qui zacchete. E lo sapevo. Beh, tu potresti anche startene dentro in realtà. Però è qualcosa di interessante qua. Mi mangi la mano? No. Ok, questo ce lo prendiamo. E ti richiudo, va bene? Ecco, stai là. E zicchete, eh? Così non ti alzi. Allora. Quante. Prevedo guai. Ok, qui non c'è nulla, nada. Qui. Ciao. Ecco. No, non è per sfiducia, è solo che sapete come, no? Ok. Cosa c'è qui? Nulla. Qui. Devo vedere se ha oggetti interessanti addosso, magari. Non sembra. E ciao. Facciamo che non sembra, no? La tipa che si muove, la ispezioniamo. Io c'ho un po' di paura, onestamente. Allora, no, qui non c'era. Aspettate, più di così non va. No, ok. Dobbiamo trovare la card comunque. Deve essere passato da qui. Eh sì. Qui cosa c'è? Ah, ok, molto bene. Praticamente qui dicono che il commissario Brian è l'eroe della città che salva tutti, meraviglioso, eccetera, eccetera. Solo che sembra il tipo di prima. Quel bastardo, quindi... è il commissario di polizia. Appunto. Ecco, pensavo bene. Sembra lui. Qui cosa c'è? Mappa centrale di polizia. Oh, che bello. Adesso sappiamo come fare per cacciarci nei guai. Bene. Qui cosa c'è? C'è una stanzetta. No, vi prego, fatemi entrare. Dobbiamo assolutamente trovare questa chiave. Ho trovato la chiave. Oh, questa era importante. Chiave, chiave, ragazzi. Lo sapevo, ti conosco. Ti conosco, voglio dire. L'avevo capito. Dan, e lo sapevo che sei stato un altro qua. Aspettate, ragazzi. Vampete. Aspettate che prendo tempo. Io scappo, magari. Non voglio sprecare troppe munizioni. Via. Poi lei è ferita, sta male, figuriamoci. Se sto lì a sprecare 300.000 munizioni per due zombie. Ma ciao, proprio... Oppala lì e pigliala. Piglia che io scappo. Spacca timpani. E ci credo. Oh, andiamo nell'ufficio del tipo. Mi ero persa la chiave. Ok, ma c'era un'altra porta, adesso che ci penso, che aveva sempre questo simbolino qui. Ma io non c'ho voglia di tornarci.
Aspettate. Allora, chi ha voglia di andarci adesso? Siamo onesti. Al poligono di tiro, sì. C'era un'altra porta. Vabbè, allora intanto vediamo qua. E poi vediamo il poligono di tiro perché sicuramente ci perdiamo qualcosa. Usa. Ottimo. Allora, sono proprio la felicità in persona. Ok, questo. Calcio per spalla. Allora, devo abbinarlo. Credo. Combina. Eccolo qua. Oh. Genius. Adesso dovremmo essere abbastanza più pericolosi. Qui cosa c'è? Fatemi trovare un'erbetta, scusate anche voi però, eh. Un'erbetta? No, eh. E qui cosa apriamo? Ok, ho aperto questa porta qua. Solo che ragazzi, io prima di andare avanti, un'altra piantina. La combinerei. Non so se posso già usarla, ma dubito. Mi sembra di no. Aspettate, usa. No, serviva a niente, devo aspettare. Mi dà energia, magari così, ma non mi dà. L'ho un po' sprecata, diciamo. Allora, io tornerei indietro con molta gioia, devo dire. Veramente tanta, tanta gioia. Perché c'è una porta al poligono di tiro che si può aprire con questa bellissima chiave. Però ci sono anche gli zombie. E sì, non è bello questo. Allora, poligono di tiro di qua e poi di là. Tanto è morto. Ragazzi, scusate, mi sono leggermente zittita, ma non... Via! Ok, vuoi entrare? Entra, tanto non ho paura di te. Forse. No? Basta essere silenziosi. E io sono una persona silenziosa, vero? Mannaggia a me. Mannaggia a me. Ok, ho salvato perché il rischio di morte era un tantino elevato. Un tantino. Allora. Ecco, sento il mostro qui. Ragazzi. Mamma mia. Ah. Allora, la porta dov'era? Lì. Lì. La porta è qui. Molto bene. Allora, la chiave. Eccola qui. Vi prego, datemi un'erbetta per curarmi. Vi prego. Siamo seri? Aspettate, eh. Non entrate, non entrate. Un'erbetta curativa anziché erbette sempre rosse. Starebbe bene l'erbetta curativa. Se questo entra, si fida, aspettate, va. Allora, erbetta che non è curativa. Allora, con questo preferisco andare di colpi di questo tipo. Qui. Rullino. Ah, ok, ho preso il rullino. Ho scartato un'altra cosa, però intanto ho il rullino. Che sembra essere la cosa più importante in questo momento. Allora, sicuramente ci servirà. Così evitiamo di tornare qui dopo. Lei però intanto sta male. Ok. Posso passare qua sotto? Mamma mia, ragazzi. Allora, exit. Exit, corri! Chi se ne importa di non far rumore? Andiamo veloci. Andiamo veloci. Ok, adesso, ragazzi, possiamo andare avanti. Ma che bello! Con lei mezza morta. Ma ci sta, dai. Almeno ho salvato, sono contenta. E Zan, benissimo. Prendiamo l'ascensore. E vediamo dove andiamo. Forse torniamo su. Su di sopra? No, aspettate, un altro punto. Ok, c'è un'erbetta, il che mi incoraggia, onestamente. Molto, molto bene. Non siamo mai stati qui.
la abbinerei, la combinerei con questa e la prenderei usa perché ne hai bisogno. E mi sento un po' così, ragazzi, non proprio benissimo, vi dico la verità. Animali impagliati. Probabilmente siamo nell'ufficio del tipo. Commissario, per ringraziare della sua preziosa collaborazione, ho accreditato una piccola somma sul suo conto, da usare come preferisce. Conto su di lei per tenere d'occhio da vicino i subordinati, in particolare i sopravvissuti di quella villa. Se necessario, può sbarazzarsi di loro. Ah, commissario, sono in difficoltà con il quartier generale dell'Ombrella. Vogliono prendersi i risultati delle mie ricerche. Ma non tema, presto si risolverà tutto. Continui a fare ciò che le dico e andrà tutto bene. Commissario, deve occuparsi della sicurezza del mio laboratorio. Deve ordinare ai suoi uomini di sparare a vista qualsiasi individuo sospetto. Non importa se ci sono delle vittime, anche se dovesse trattarsi degli impiegati dell'Ombrella. G è quasi completato e non voglio che nessuno interferisca. Commissario, si dia una svegliata e faccia il suo lavoro. Le ho detto che voglio più vigilanza nelle fogne. Non sa quanto sia cruciale questo momento? Per i soldi potrò darle quanti ne vuole quando avrò il controllo, ma non prima. Non capisce? Si ricordi, lei è più che sacrificabile. Ah, insomma, proprio la gentilezza. Ok, qui possiamo salvare, che vuol dire che siamo fritti. Fritti, ok. Proiettili. Magnetici, tra l'altro. Molto interessante. Allora, un forno. Ah no, non è un forno. Ok, ma io sarei tentata di mettere, non so, tipo questa gemma qui, però poi sicuramente ci servirà. No, magari metto la polvere da sparo, deposita. Che serve tutto, ragazzi, serve tutto. C'è anche questa, una piccola cassetta di sicurezza, ma sicuramente servirà. Non lo so, ragazzi, è molto difficile scegliere anche cosa depositare, in realtà, secondo me. Adesso che siamo in una zona più o meno tranquilla, io ne approfitterei per dare un'occhiata un po' a tutto. E qui cosa c'è? Oh no, questo è un altro simbolo e questa non va bene. Infatti. Quindi salviamo di brutto. E direi di andare di qui, perché è l'unico punto fattibile. Bel tegrotto. Bella casa e begli zombie. Sono curiosa. Andiamo di qua. Non ho l'ansia, ragazzi. Direi di no. Direi proprio di no. Allora, ecco, lo sapevo. La polvere da sparo l'ho appena depositata ora, in questo momento. Finalmente, la tessera magnetica. Ok, quindi siamo fritti. L'ha trovata, quindi siamo proprio fritti. Aspettate, controllo qua attorno. Rilievo, aspettate. Aspettate. Devo andare al deposito e fare una cosa molto easy. Lettera negozio di riparazioni. Bene, servono i componenti dei quadri elettrici per arrivare alla tessera. Ovvio, non era così facile. Bene, devo trovare i componenti. Ma non si può. Ma no, ma non mi dite che devo trovare tutti i componenti. Invece sì. Perfetto, 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 benissimo. Era proprio la cosa che io desideravo di più. Allora, aspettate un attimo, ma una cosa. Dove vi taglio? Sì, questo devo prendere comunque che è importantissimo. E adesso torniamo indietro e vado a depositare. Tigrotto. Vado a depositare la polvere da sparo per un attimo. Poi la prendiamo. Deposita, poi dovrò combinare tutto quanto. Questo l'abbiamo letto, vero? Sì, no, in realtà no. Bene, diciamo che si diverte ad ammazzare così gli animali e imbalsamarli, ma va bene. Allora, cioè, non va bene, però va bene. Allora, direi di andare a prendere questo perché qui c'è la chiave. E adesso esaminiamolo. Rilievo, sì. Vediamo, dovrebbe esserci esatto. Eh sì, perché la chiave di prima era ovvio. E
Quindi niente ragazzi, andiamo avanti ancora, diciamo poco. Forse ho giocato abbastanza, non so sinceramente da quant'è che giro. Vi dico la verità, probabilmente è meglio fermarci qua, cioè salvo e ci fermiamo qua. Nella prossima puntata andiamo... Cosa c'è? Ah, da qui siamo arrivati. Nella prossima puntata andiamo a vedere, a trovare questi componenti elettrici. E sicuramente non sarà affatto inquietante. Quindi lasciate un like se vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!